Lavoro a 5 giornate dal termine della regular season, reduce dal KO interno con Civitanova, la Sir Safety Perugia è impegnata a Molfetta alle 20:30. Non c'è tempo di rifiatare per la Sir Safety Conad Perugia. Reduci dal doppio stop con Modena e Civitanova, l'ultimo successo in campionato è datato 15 gennaio in casa contro Trento, l'intenzione degli uomini di Bernardi, scivolati al terzo posto, è di riprendere subito il cammino dal match serale in casa di Molfetta. Mancano 5 giornate al termine della regular season e si decide la griglia playoff. Giochi apertissimi ancora al vertice. Se Civitanova, grazie al successo pieno al Pale Evangelisti di domenica, sembra ormai lanciata verso la leadership finale, dal secondo al quinto posto ci sono 4 formazioni in 7 punti e con ancora molti scontri diretti da disputare, per i bianconeri del patron Sirci diventa determinante tornare da subito al successo. Alla Sir però resta solo il confronto casalingo con Verona, la penultima fra gli scontri diretti. Le altre 4 gare sono con formazioni di seconda o terza fascia. Ma Molfetta resta un campo trabocchetto. Il Palapoli, sold out da un paio di settimane, è spesso indigesto alle formazioni di vetta. Bernardi ha la rosa al completo e va per la conferma della formazione tipo, con De Cecco in regia, Atanasievic opposto, Birarelli e Podrashan in centrali, Russell e Zaitsev, Martelli ricevitori, Bariettosi coppia di liberi. Di fronte ai Black Devils, un ex Priviva Molfetta attualmente a 4 lunghezze dall'ottava posizione di Vibo, che vale i playoff. Pericolo pubblico numero 1 fra i pugliesi, ovviamente Giulio Sabbi, miglior bomber della Superlega per distacco con 472 punti totali e pericolosissimo al servizio. La chiave per la Sir sarà contenere l'opposto pugliese e lavorare con qualità in battuta e nella correlazione muro-difesa per tornare a casa con l'intera posta in palio. Sul Taraflex il divario tecnico resta comunque sostanziale al di là di tutto, perciò per Perugia è necessario mettere da parte i vuoti di rendimento durante il corso della stessa partita, un aspetto decisivo per puntare a qualsiasi trofeo. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.